Onorevole, buonasera. Senta, lei ha illustrato i provvedimenti del governo, ha parlato di cultura. A Taranto chiude la sovrintendenza. Cosa ci dice? Io con lei non ho il piacere di parlare. No, lei rappresenta, è un deputato, percepisce lecitamente una lauta indennità, deve dare oltre 10.000 euro al mese, deve dare risposte ai cittadini. Noi vorremmo sapere, lei ha magnificato la cultura, i provvedimenti del governo per la cultura, a Taranto la sovrintendenza chiude. Io con lei non ho piacere a parlare. Ma io sono un organo di informazione, onorevole. E a proposito dei provvedimenti sull'ambiente, l'attuazione dell'AIA prorogata all'infinito, cosa ci dice, onorevole? E sulle ditte dell'indotto che hanno grosse difficoltà, lei si deve confrontare civilmente e democraticamente. Non la stiamo offendendo, non c'è nulla di personale nei suoi confronti, proprio nulla, onorevole. Possiamo parlare civilmente? Certo, certo. Stiamo parlando civilmente. Chi è che la sta aggredendo, onorevole? Prego. Telecamera, prego. Allora, fine. 26 settembre 2015. Sì. Scusate, lo dico ufficialmente ed è sicuro come la morte. Se l'onorevole Michele Pelillo si candiderà sindaco di Taranto, altrettanto farò anch'io e lo sfiderò per la conquista della fascia. È un fatto lecito. Posso? Prego, onorevole. Prego. Appello per fare le primarie 3 ottobre 2015 affinché coloro i quali sono contro la partitocrazia si presentino alle prossime comunali con unico candidato sindaco. Stefano e il PD che gli fa da zerbino sono alla frutta e gli elettori sono schifati, eccetera, eccetera. Continuiamo. 3 novembre 2015. Abbattiamolo. Politicamente parlando, ovviamente, se vuoi diventare anche tu, sempre in senso politico, picconatore dell'onorevole Michele Pelillo, condividi questo post ed arruolati nell'esercito di Polifemo per liberare Taranto. Obiettivo, sempre politicamente, Taranto città depilillizzata. 31 dicembre 2015, buon anno a tutti, felice 2016, che il nuovo anno porti a tutti voi le più belle soddisfazioni e gioie che desiderate. All'onorevole Michele Pelillo auguro solo sconfitte politiche. Speriamo in un 2016 con un Taranto città politicamente depelillizzata. Queste sono dei post che tutti conoscono, non solo lei. No, lei sembra che un giornalista si comporti in questo modo? Perché lei ha determinato le mie reazioni, io l'ho sempre intervistata civilmente e lei si è negata. Signora, lei è la moglie e difende suo marito e fa bene. Segretaria? Ma le sembra? Allora, no, stiamo ragionando. Un giornalista può anche avere le sue idee. Comportarsi in questo modo, Giorgio. E lei come si è comportato con me? Mi ha buttato fuori dalla conferenza stampa la scorsa volta, come no? Quello non è casa mia. Il PD, scusi, lei a che partito? Queste a Forza Italia o al Partito Democratico? Va bene che sta facendo le larghe intese con Tamburrano, però... Sono date precedenti. E qual è il problema? Allora. Sono critiche politiche, lecite. Io sono libero anche di candidarmi o non candidarmi. Faccia stare zitto quel signore lì che non lo conosco neanche. Se mi fate dire, non puoi contemporaneamente... Mi dia del lei perché io le sto dando del lei. Può contemporaneamente fare l'antagonista politico e il giornalista? No, io esprimo delle critiche politiche. Lei ha descritto qui il paradiso terrestre. A Taranto si puzza di fame, la gente muore. Ma l'ha vista quanta gente c'era per la soprintendenza? E qui ci sono 40 persone? L'ha visto? L'ha visti i morti di cancro e gli ammalati di... Li ha visti? Li ha visti queste cose? Dobbiamo rispondere a queste cose. I lavoratori dell'indotto Ilva, questa è la realtà.